Vediamo oggi di correggere la verifica sulle isometrie. Prima domanda. Lo guardo, ho copiato. Vabbè, aspetta che mi cancellare, ho copiato quella con la scritta. Prima domanda era della definizione di simmetria assiale. La definizione è la seguente: la simmetria assiale rispetto a una retta A, detta asse di simmetria, è una trasformazione geometrica. Nella definizione non c'è il fatto che è una simmetria, il fatto che la simmetria si dimostra, non è nell'ipotesi, non è nella definizione, sono due cose diverse. La simmetria assiale rispetto all'asse A, o retta A, indicata da sigma con A, manda P in P', in modo tale che il segmento P, P' sia perpendicolare alla retta A. P' interseca A nel punto M, che è il punto medio di P', cioè PM è congruente a mp'. Questa è la definizione di simmetria assiale. Dire la simmetria assiale manda P nel suo simmetrico senza specificare come trovo il simmetrico è una risposta, ahimè, incompleta. Poi uno può ovviamente aggiungere il disegno segmento P, P' perpendicolare ad A e m punto medio, in modo tale che questo è lungo come questo, questo è m. Analogamente, la seconda domanda, qual è la definizione di simmetria centrale? Simmetria centrale sigma rispetto a un punto O manda P in P', in modo tale che O è il punto medio di P', quindi O, P e P' sono allineati. Inoltre O, P è congruente a O, P'. Quindi se questo è il punto O, questo è il punto P, P' si trova in questa posizione, O è il punto medio. Dovunque sia O, dovunque sia P, O deve essere il punto medio di P'. E c'è un unico punto che ha questa proprietà. Questa è la definizione di simmetria centrale. Dire la simmetria centrale manda P nel suo simmetrico senza dire come trovo il simmetrico è incompleto, non è sufficiente. Terza domanda, date quindi rotazione. La rotazione è ρ di centro O e angolo alfa manda P in P', in modo tale che O P è congruente a O P' e P O P' è un angolo che misura alfa. Quindi se questo è O e questo è P, io ho O P, P' è un punto che sta sulla circonferenza ovviamente di centro O, perché se OP è congruente a OP',
pi e pi' sono equidistanti da O. E inoltre questo angolo deve misurare alfa. E c'è un unico punto che ha quelle proprietà. Dire la rotazione manda a P nel suo ruotato e non dire niente, se non dico come trovo il ruotato. Infine, una definizione. Come è definita la traslazione? La traslazione tau è associata a un vettore V. Questa freccia rappresenta per esempio V. Se questa è la freccia che rappresenta il vettore V, allora la traslazione tau manda P in P' in modo tale che il segmento orientato PP', qui è indispensabile mettere la freccia, però non è un segmento qualsiasi. L'orientazione è importante. Il segmento orientato PP' è equipollente a V. Quindi se questo è il punto P, per trovare P' prendo il vettore V, faccio in modo che l'origine coincida con P e la punta mi darà P'. Questo segmento è parallelo a V, lungo come V ed equiverso a V. Questo c'è scritto qua dentro. Non posso non mettere la freccia, perché questo è un segmento orientato. Se non metto la freccia, P potrebbe essere da questa parte ma anche dall'altra. Ma quindi basta scrivere queste cose qui per la definizione, invece si scrive la parola. Devi spiegarmi, è opportuno dire cosa intendi con questo simbolo. Questo significa P', è un vettore che ha la stessa lunghezza di V, è parallelo parallelo a V ed è equiverso a V. Questo significa equipollente, non c'è, non serve altro. La filosofia che c'è dietro è: dato P, come trovi P'? Bisogna dire per filo e per segno come trovi P'. Disegno un segmento orientato che va da P a P', in modo tale che questa freccia sia parallela e lunga come e orientata a V. E c'è un'unica possibilità di trovare P' in questo modo. E anche in questo caso non c'è scritto, non va detto, che è un'isometria, quello si dimostra. Si dimostra che questa trasformazione è un'isometria. Non è necessario metterlo nell'ipotesi, perché le ipotesi già portano con sé il fatto che è un'isometria. Non serve presumerlo o assumerlo a priori. È ridondante, è superfluo. Sprechi energia mentale, che è preziosa. Domanda numero 5. Quali sono i punti uniti della simmetria centrale? Quali sono i punti tali che la simmetria centrale rispetto a O manda P in se stesso? I punti di partenza e di arrivo coincidono. L'unico punto che ha questa proprietà è l'origine, cioè il centro di simmetria. Prego. Quando si parla dei punti uniti, si parla solo di punti, non di figure. Certo, non di figure. Alla domanda rispondiamo solamente l'origine. Io ti chiedo, punti uniti, non puoi rispondermi figure, perché il punto è una cosa particolare. Un conto è un punto unito, un conto è una figura unita. Una figura unita non è detto che sia fatta di punti uniti.
L'importante è che l'insieme dei punti sia lo stesso, non ogni singolo punto. Qui invece il singolo punto di partenza deve essere lo stesso del punto di arrivo. Perché è lo stesso? Per qualunque altro punto, se questo è O, qualunque altro punto ha un simmetrico che ha O come punto medio, okay? Se P non è O, automaticamente P' non è P. Perché se questa lunghezza è identica a questa, se questa non è 0, nemmeno questa è 0. Invece se P e P' coincidono, significa che P e P' ha lunghezza nulla. Ok? E quindi il punto medio O coincide con P, che coincide con P'. Quindi l'unico punto che ha questa proprietà è O. Ok? Nessun altro punto ha questa proprietà. Altri punti di simmetria non esistono. I punti di uniti non ci sono. E poi cos'altro chiedeva? Quale delle simmetrie è in generale priva di punti uniti? Sempre della 5. L'unica isometria che non ha punti uniti, simmetria in genere, è la traslazione. Se il vettore V non ha lunghezza nulla, allora la traslazione di vettore V che manda P in P' è tale che il segmento P'P' è lungo come V, che è maggiore di 0, quindi P non può coincidere con P'. Se il segmento PP' ha lunghezza diversa da 0, i suoi estremi non coincidono in nessun caso. E siccome V non ha lunghezza nulla, P e P' non coincidono mai, cioè non ci sono punti, indipendentemente da quali siano, che siano tali che il punto e il suo traslato coincidano. Lo è solo nel caso in cui V abbia lunghezza 0, ma in quel caso tutti i punti sono punti uniti e ho una traslazione molto particolare. Se il vettore non è nullo, non esistono punti uniti. Prego. A questa domanda possiamo rispondere semplicemente la traslazione è l'unica isometria che non ha. Sì, è meglio dire anche il perché. La risposta è più completa. La risposta minima è dire è l'isometria. Ok? Tutto chiaro? Siamo alla 6. Dimostriamo, l'esercizio 6 chiedeva, dimostra che una qualunque delle isometrie scegliate da voi è una delle trasformazioni che abbiamo visto, è un'isometria, se ricordo bene. Ok? Non riusciamo a fare tutte quante, quale preferite? Poi casomai torniamo indietro se ci avanza tempo alla fine. La rotazione, insomma, le che state chiedendo tutti in sostanza. Allora, dimostra che la simmetria assiale è un'isometria. Quindi questa forse è la più lunga, facciamo questa. Prendo l'asse A, due punti A e B, ed è per dimostrare che è un'isometria, cioè che mantiene le distanze, l'ipotesi è la simmetria rispetto ad A manda il punto A grande in A grande prima e B grande in B primo. Applico la simmetria assiale a due punti distinti, A e B, e prendo A che va in A' e B in B', rispettando la definizione di simmetria assiale, cioè B' interseca l'asse nel suo punto medio e la interseca formando un angolo retto, A' intersecano l'asse nel punto medio A' ad angolo retto.
questo è contenuto qua dentro nell'ipotesi. La tesi AB è congruente ad A' B'. I due segmenti AB ed A' B' hanno la stessa lunghezza, qualunque siano A e B. Perché? Beh, prendiamo MA ed MA'. Per riuscire ad arrivare a dimostrarlo devo usare l'unico strumento che ho, che sono i criteri di congruenza da triangoli. Quindi devo produrre, devo trovare dei triangoli, triangoli che mi servano. NBNA è un quadrilatero, devo dividerlo in due parti, per esempio congiungendo B con A, scusate, M con A, oppure N con B, è identico, è indifferente. Confronto i due triangoli ANM e A'NM. Questi due triangoli sono congruenti perché per il primo criterio di congruenza, in quanto hanno AN lungo come A'N, perché A' sono simmetrici, quindi N è punto medio di A'. Il lato MN che appartiene ad entrambi i triangoli è congruente a se stesso, banale proprietà della congruenza, e poi l'angolo in N del primo triangolo e del secondo sono entrambi angoli retti, quindi i due triangoli sono congruenti. Di conseguenza anche l'ipotenusa, questo segmento, è congruente con questo. Ma adesso posso fare lo stesso discorso per i triangoli ABM e B'MA, per i quali conosco il fatto che questo segmento è lungo come questo, perché M è punto medio di B'. L'angolo BMN e B'MN sono due angoli retti, come lo erano questi due. Ma questi due angoli, questo qui e questo, cioè AMN e A'MN, sono congruenti perché i due triangoli a cui appartengono lo sono. Di conseguenza anche questi, l'angolo differenza, cioè questo, BMA e B'MA', sono congruenti tra di loro perché differenza di angoli congruenti. Perché sono complementari, se preferisci, dello stesso di angoli congruenti. Ancora meglio. Primo criterio di congruenza, ABM è congruente a B'MA'. Morale della favola, anche questo segmento è lungo come questo. E l'ho dimostrato la tesi. Prego. Potrebbe spiegare anche la rotazione. Sì, facciamo veloce. Tutto chiaro fin qua? Detto, riassumendo, divido il quadrilatero in due triangoli. Parto da A, quello che ha un cateto coincidente con l'asse, dimostro che questi due sono congruenti, dimostro che gli altri due sono congruenti e ti concludo che questo lato è congruente con questo, applicando sempre il primo criterio di congruenza. Ok? Vediamo se ce la facciamo fare anche gli altri. Simmetria centrale. Ho A, B, lo disegno qua un po' più in basso, qui c'è O. La simmetria rispetto a O manda A in A'. E B in B'. Questa è l'ipotesi. La tesi è AB, anche in questo caso, congruente ad A'. Quindi A va in A', B va in B'. Questo segmento è lungo come questo. Anche questo è abbastanza semplice da vedere, perché AO è lungo come OA'. Perché O è il punto medio. Poi
OB' è lungo come OB perché O è il punto medio di BB'. I due angoli no, AOB e B'OA' sono congruenti perché opposti al vertice. Di conseguenza i due triangoli sono congruenti e quindi questo lato è lungo come questo. Ok? Poi qui si poteva aggiungere, non sono solo congruenti ma sono anche paralleli, ma lasciamo stare. La successiva è la rotazione. Posso andare avanti? Prendo la rotazione di centro O e angolo alfa, questa va A in A', B in B', questa è l'ipotesi, la tesi AB è congruente ad A' a B'. Vedete, la struttura del teorema è la stessa in tutti e quattro i casi. Faccio simmetrico di un punto e di un altro punto tra di loro diversi, i due punti di partenza distano tra di loro quanto i punti di arrivo. Vado? Allora prendiamo O centro di rotazione, questo è l'angolo del punto A, prendiamo un certo angolo, ruotiamo A, supponiamo che se questo è A, questo sia O A'. Poi prendo B, questo è OB, di conseguenza questo è OB'. Per ipotesi, questo segmento è lungo come questo, per definizione di rotazione, e questo segmento è lungo come questo, sia A che A' sono equidistanti da O, e B' sono equidistanti da O. Questo non significa che questi due tra di loro siano uguali, O A non è lungo come OB, ma questo è il suo ruotato, hanno la stessa lunghezza, non solo, ma l'angolo A o A', questo angolo è grande come questo angolo perché i due punti ruotano della stessa ampiezza. Ok, quindi confrontiamo AB e A'B', si formano due triangoli O AB e O A'B'. O A B e O A'B'. Questi due triangoli sono congruenti per quale ragione? Per il primo criterio, perché hanno due lati congruenti per ipotesi di rotazione. Poi se osservate questo angolo, l'angolo A' O B', e questo angolo A o B sono congruenti perché? Perché sono differenze di angoli congruenti. La parte B o A' è comune. Se all'angolo, questo è un angolo misura alfa, B o B, B'. Se tolgo questa parte, mi rimane questa oppure questa. Se faccio differenze tra due angoli congruenti, quello che mi rimane sono due angoli ancora congruenti, quindi quest'angolo è grande come questo, per differenza di angoli congruenti. Primo criterio, i due triangoli sono congruenti, quindi AB è grande come A' di primo. E il gioco è fatto. Traslazione. Quindi la traslazione di vettore B manda A in A', B in B',
ipotesi, tesi AB è congruente ad A'B'. Dimostrazione. Supponiamo che questo sia B. Ok. Questo è A, quindi ad A applico B, ottengo questo che è A'. Se questo è B, questo è B'. A viene traslato in A', B viene traslato in B'. Queste due frecce sono tutte equipollenti a B. Congiungo A e B e arrivo B'. Ora so che questo segmento è lungo come questo, perché sono entrambi equipollenti a B. Tra di loro sono anche paralleli, perché sono equipollenti a B. Se quindi congiungo A e B', cioè spezzo questo parallelogramma in due triangoli, quest'angolo è grande come questo, alterni interni di due rette parallele con la trasversale AB'. Quindi due triangoli AB'B' e AA'B' sono congruenti per il primo criterio, due lati e l'angolo tra di essi compreso congruente. Quindi anche questo segmento è grande come questo e la tesi è dimostrata. Tempo di dimostrazione medio un minuto e mezzo. Esercizio numero 7. Domande? Supponi, data la retta A, che R sia parallela ad A. Quindi qui ho la retta R. E la simmetria rispetto ad A manda R in R' anch'essa una retta. Abbiamo già visto a suo tempo che le rette vanno a finire in rette, ma non è questo il punto della dimostrazione. La tesi è R' è parallela ad A. Se R è parallela ad A, anche la sua simmetrica è parallela ad A. Queste sono le ipotesi. Quindi qui questa è R', anche R' è parallela ad A. Ok? Si dimostra per assurdo. Se R' non fosse parallelo ad A, esisterebbe P', punto di intersezione tra R' ed A. È banale, ma se non sono parallele, sono secanti. Ok, supponiamo che il punto sia questo, P'. Ma se il P' appartiene ad A, in quanto intersezione tra R' ed A, allora P' è un punto unito. Perché abbiamo visto a suo tempo che per la simmetria assiale tutti i punti dell'asse sono punti uniti. D'accordo? Ma in quanto punto unito, il suo simmetrico proviene da R, perché tutti i punti di R' provengono da punti di R. Quindi P' appartiene anche ad R. Se esistesse P' apparterebbe ad R, ma questo è impossibile per ipotesi, perché R ed A non hanno punti in comune. Di conseguenza P' il punto in comune tra R' ed A non può esistere. E se non esiste, le due rette sono parallele. Fine. Oppure, detto proprio velocissimamente, molto sinteticamente,
R' è parallela ad A, perché se fossero secanti lo sarebbero anche ad R ed A. Se volete potete vederla anche così. Se questa è A e OR generalmente secante ad A, la sua simmetrica, anche se è secante ad A, nello stesso punto, perché i punti sull'asse sono punti uniti, quindi il punto che proviene da R, che va in R', se sta su A, è lo stesso. Se il punto di intersezione con A non esiste per R, non può esistere neanche per R'. Quindi se R è parallela ad A, è parallela anche ad R'. A, voglio dire. Ergo, R' ed A sono parallele. Domande? Poi cosa ci manca? Numero 8. Triangolo isoscele. Triangolo equilatero e quadrato. Individuate, perdonate, i miei disegni sono fatti in fretta, individuate gli assi di simmetria. Triangolo isoscele è solo la retta sulla quale sta l'altezza, ce n'è solo uno. Triangolo equilatero è isoscele tre volte, quindi sono le tre altezze, una, due e tre. Quadrato sono gli assi di ogni lato e le diagonali. Sono assi di simmetria. Detto in altre parole, dove posso piazzare uno specchio in modo tale che la figura si riflette in se stessa. Numero 9. Disegna due esempi di figure unite rispetto a simmetria centrale. Una è sicuramente la circonferenza, perché ogni punto della circonferenza va a finire in un punto diametralmente opposto, appartenente anch'esso alla circonferenza, oppure qualunque retta che passa però è unita rispetto a simmetria centrale rispetto ad O, o ancora il quadrato, o il parallelogramma, che però non l'avevamo ancora fatto, se qualcuno ci pensava poteva anche scriverlo. La retta della circonferenza l'avevamo già fatto. O anche banalmente un segmento A, B. Se O è il punto medio di AB, il segmento AB è punto unito rispetto alla simmetria centrale del punto medio. Ultimo, numero 10. Dimostra che se AB sono due rette perpendicolari, applicando successivamente la simmetria assiale rispetto all'una e all'altra retta, ottengo una simmetria centrale rispetto all'intersezione degli assi. Quindi ho A, B, quindi l'ipotesi, A è perpendicolare a B. Se prendo P e ne faccio la simmetria assiale rispetto ad A, quindi P va in B', poi la simmetria rispetto a B, P' va in P', tesi, se O è il punto di intersezione dei due assi A e B, la simmetria centrale rispetto a O manda P in P'. Cioè O, P e P' sono allineati e O è punto medio di P'. Questo anche è abbastanza semplice da vedere, perché si può sfruttare il fatto che le due simmetrie assiali sono isometrie, che avevamo già visto. Quindi se congiungo O con P', questo segmento è lungo come questo, perché sono simmetrici e la simmetria assiale è un'isometria.
poi confronto OP' con OP' e di nuovo OP' è congruente a OP' che è congruente a OP, perché sono due simmetrie, quindi sono isometrie. Di conseguenza, per questo stesso fatto, OP è congruente a OP'. Ma questo non basta. Devo dimostrare anche che OP e P' sono allineati, cioè che questo angolo è un angolo piatto. Ma questo angolo è fatto di quattro parti. Quest'angolo che è congruente a questo. E quest'angolo che è congruente a questo. 1 e 2, 1 e 2. Ma questi due tra di loro, questi due, sono retti. Cioè danno un angolo retto, sono complementari. Di conseguenza, se aggiungo alla loro somma, un'altra volta la loro somma, il totale è l'angolo piatto. Questo è l'angolo piatto, perché è due volte questo che è l'angolo retto. Quindi P O P secondo, P O P secondo è 180 gradi. E questo basta e avanza per dire che P e P secondo si corrispondono a una simmetria centrale, centrale no. Il discorso è chiuso. Questo è 90, questo è 180. Ok, attenzione, se i due assi non fossero stati perpendicolari ma solo secanti, cosa avrei ottenuto? Una rotazione. Una rotazione, perché è sempre vero che l'angolo P o P secondo è il doppio dell'angolo tra i due assi, ma questo non è più retto. Quindi avrei ottenuto una rotazione di angolo quale? Di angolo doppio dell'angolo tra i due assi. Ma non possiamo sapere la metà. Qualunque sia l'angolo tra i due assi, la rotazione è l'angolo di angolo doppio di quello. Se questo fosse stato di 10 gradi, la rotazione era di 20. Però non sappiamo perché non è retto. Non sai quant'è, ma sai che è il doppio. Sì. Non è più una simmetria centrale, ma diventa una rotazione. Ok, siamo riusciti a stare dentro alla campana. Altre domande, se no chiudo.